Benissimo, allora, buon pomeriggio a tutti. Il titolo della presentazione è leggermente diversa perché ho voluto introdurre un esempio di un progetto europeo che adesso stiamo portando avanti. I BIMI è uno stakeholder importante come esempio di un processo integrato che non vede soltanto il BIM, ma tante altre azioni per arrivare a questo tema dell'efficienza, del miglioramento dell'efficienza energetica. Vediamo se va avanti questo. Ah, si è bloccato. Non va avanti. Faccio ESC. La tecnologia non mi assiste questo pomeriggio. Mannaggia, sto facendo ESC, ma non va avanti. La slide, che devo fare? Aiuto! No, vabbè. Ecco, oh, e vai, è andata. Forse. Dunque, una brevissima presentazione. Il mio nome è Elena Gigliarelli, faccio parte dell'Istituto Scienze del Patrimonio Culturale e faccio un breve spot perché è un nuovo istituto nato dalla fusione di altri quattro, che mira, punta ad essere il riferimento del CNR in ambito nazionale per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio costruito. Sono responsabile del laboratorio Building Heritage Innovation Lab, che tradizionalmente si occupa di conoscenza, conservazione, tutela del patrimonio, ma che poi al suo interno ha anche diciamo, un laboratorio che si occupa di progettazione ambientale. Ci occupiamo di BIM, Big Data, IoT, web semantici, insomma tutte le nuove tecnologie coniugate anche con le indagini tradizionali, che quelle non si abbandonano mai. Allora, sempre per andare avanti, c'è sempre un piccolo. Che però non succede quando sono, diciamo, offline, cioè va avanti normalmente. Quindi tutto il tempo sarà aspettare che la diapositiva vada avanti. No, è stranissima, forse la levo dalla modalità. È un loop strano. Non so che fa. Veramente. Si è bloccato. Modalità presentazione, se vediamo. Non so come. Non ho capito, Mimmo. No, non proiettarla a tutto schermo, prova ad andare avanti sulle slide No, direttamente. sai che sto facendo? Sto facendo ESC e nemmeno mi fa andare via. Ecco, ok, perfetto. La proietto così. La Sì. vedete? Ok. Allora, qui c'era una cosa che andava avanti, ma ce ne freghiamo. Quindi vi parlerò del progetto PIP come esempio di un processo integrato che mette insieme le nuove tecnologie, il BIM, il BIM Personal Simulation, con invece con degli strumenti di finanziamento innovativi che possono essere utili per migliorare le prestazioni energetiche di edifici monumentali che sono nell'area del Mediterraneo. E che sono sedi di importanti pre sedi prestigiose di municipi, università, biblioteche, archivi, teatri. Nel caso italiano abbiamo l'Avvocatura dello Stato. Quindi il consorzio è costituito da otto partner per sette paesi, tre in area europea che sono l'Italia, Cipro e la Spagna, in ambito invece extraeuropeo, ma sempre mediterraneo, la Giordania, il Libano, la Palestina e l'Egitto. Il programma è un programma di cooperazione territoriale e quindi che cerca di fa parte quindi di una politica di vicinato dell'Unione Europea, che cerca quindi di consolidare la partnership in alcuni ambiti geografici, in questo caso in ambito del Mediterraneo, ha degli obiettivi specifici che sono sostanzialmente promuovere lo sviluppo sociale, economico e poi che sono poi, diciamo, si organizzano e si strutturano in obiettivi tematici, in priorità. Nel nostro caso è quello di sostenere interventi di riqualificazione energetica con sistemi innovativi relativi a diverse tipologie edilizie e zone climatiche, con particolare attenzione agli edifici pubblici.
Ecco, questi sono i temi che affronterò brevemente, sinteticamente, perché sono tanti e tutti belli corposi, nella presentazione. Dunque, il primo tema è quello dell'efficienza energetica per il patrimonio costruito. E preservare il patrimonio costruito e edilizio storico e ridurre anche il consumo di energia sono due questioni molto importanti. Mancano però ancora delle azioni coordinate a livello di regolamenti europei. Prendo ad esempio l'ultima direttiva dell'Europea che esclude gli edifici vincolati, il cui rispetto dei requisiti altererebbe in maniera inaccettabile le sue caratteristiche, gli aspetti estetici, i valori testimoniali, nonostante gli edifici storici abbiano un rendimento molto maggiore rispetto a tutto lo stock edilizio che è nato dopo la Seconda Guerra Mondiale fino all'inserimento delle normative per la loro qualità, inerzia termica, per la ventilazione naturale, perché poi sono stati progettati con dei principi bioclimatici e anche con dei materiali sostenibili. Ecco, per fortuna ultimamente diciamo, la conservazione, il miglioramento, l'efficienza energetica degli edifici storici è stata inserita e viene a tutt'oggi accettata anche da esperti nella teoria del restauro come degli interventi che facilitano l'utilizzo, facilitano l'occupazione, migliorano il comfort e quindi sono fondamentali per garantire poi la loro conservazione nel tempo. L'altro tema, che poi è il tema della giornata di oggi, è quello del BIM applicato al costruito, nel nostro caso, l'edilizia storica monumentale. Ecco, per noi il BIM rappresenta uno dei filoni di ricerca più interessanti, perché ci consente, attraverso questo strumento potente digitale, di gestire in maniera efficace tutta la grande mole di informazioni prodotte durante il processo di conoscenza e poi conservazione e gestione di tutto il patrimonio. E quindi questo modello digitale che noi andiamo a realizzare diventa anche uno, una, ci consente anche di studiare il suo comportamento anche in particolari situazioni. Ecco, fino adesso abbiamo avuto dati molto eterogenei su supporti diversi, dati che riguardano le trasformazioni del tempo, le tecniche costruttive, interventi per esempio nel passato per contrastare i terremoti, i sismi, dispositivi bioclimatici, ma anche interventi precedenti di restauro, di conservazione, è tutto per esempio il corpus di indagini diagnostiche che sono servite per determinare la consistenza e la caratterizzazione e il degrado sia delle materie che delle strutture. Ecco, un'altra cosa importante del progetto che poi rende effettivamente concreta l'attuazione di questo intervento è lo strumento dell'Energy Performance Contracting, cioè il contratto di rendimento energetico, che consente alle pubbliche amministrazioni di avere accesso al finanziamento o quantomeno di vedere finanziati i loro interventi attraverso la connessione con delle ESCO, che quindi finanziano il progetto, ne hanno come ricavato il risparmio energetico che nel frattempo questi edifici possono avere, passato il tempo di ritorno, diciamo, la pubblica amministrazione si ritrova ad avere non solo dei risparmi energetici, ma anche un intervento realizzato a costo zero. Passiamo quindi al tema dell'efficienza energetica e la rete BIM. Dunque, normalmente per l'edilizia, diciamo, per la nuova progettazione ci possiamo anche affidare a dei dati che vengono presi per l'audit energetico. Nel caso di edifici esistenti e di edifici storici abbiamo bisogno invece di analisi dettagliate con misurazioni strumentali non distruttive per determinare il loro comportamento effettivo, quindi termoflussimetri, termografie, pacometri e quant'altro che serve per capire l'effettivo comportamento degli edifici.
Ecco, arriviamo quindi al tema delle building simulation, building performance simulation, patrimonio costruito. Dunque, alla simulazione costruita del BIM possiamo associare un'altra simulazione, un altro approccio simulativo, quello del building simulation, che può essere assimilata, diciamo, può essere assimilata a una vera e propria indagine diagnostica non distruttiva, perché ci consente di capire il comportamento e alcuni importanti fenomeni utili per la conservazione degli edifici. Questi strumenti sono sicuramente, purtroppo, nonostante i benefici che possono derivare dall'integrazione e dall'analisi del flusso di progettazione, il loro uso non è ancora molto diffuso. Ma questo dipende sostanzialmente per alcune complessità legate proprio alla complessità, alla, diciamo, articolazione degli edifici storici. Una tra le prime è l'incertezza, la difficoltà nella misurazione delle caratteristiche termofisiche dell'involucro, che devono essere prese con la presenza di stratigrafie molto diverse, che non sono standardizzate. Ecco, un'altra complessità, un'altra difficoltà viene data dalla geometria irregolare, che dobbiamo rilevare con strumentazioni diverse, che sono la fotogrammetria, il laser scanner. Quindi non abbiamo delle librerie che ci definiscono la situazione degli edifici, ma dobbiamo misurarla volta per volta. In più, appunto, come ripeto, mancano questi elementi standardizzati. Pensate, quanto può essere difficile il compito della modellistica, come nel caso di una facciata. Questo è un esempio estremo, di un edificio che abbiamo restaurato, recentemente, una chiesa gotica che presenta ben 12 stratigrafie murarie, quindi 12 tipologie murarie ben differenti. Un altro problema è quello del comportamento delle masse. Oltre un certo limite, i BPS richiedono delle misure e spiegazioni specifiche. Un altro tema è quello della presenza di umidità, ed è molto complicato calcolare il trasferimento di umidità negli edifici storici. Bene, adesso affrontiamo, cioè, anche in questo caso molto brevemente, perché nel caso qualcuno volesse avere ulteriori informazioni, metterò a disposizione alcuni articoli che sono stati pubblicati recentemente. Ecco, per attuare questa interoperabilità tra la rete BIM, il BIM e i sistemi, i software di simulazione energetica, normalmente vengono utilizzati gli standard aperti, Industrial Foundation Classes, e poi quello che è ancora più mirato per questo tipo di passaggi a building simulation, che è il Green Building XML. Ecco, ancora oggi questo processo, mi sembra che oggi è emerso che ci sono sempre dei problemi, e ancora il processo non è del tutto ottimale, dovuto al modo con quale questi software si sono sviluppati, con diverse filosofie, con diverse logiche. Adesso ci troviamo a metterle insieme, ma sono partiti con logiche diverse. Quindi il compito adesso è cercare di trovare un modo col quale fare dialogare queste ecologie di sistemi. Ecco, da una parte i BIM contengono tutte le informazioni che ci servono per creare dei modelli simulativi. Dall'altra parte, invece, i software simulativi ragionano con tutta un'altra logica, che è molto più semplificata, che ragiona per volumi, per volumi termici, per esempio. Quindi i problemi dell'interoperabilità, scusate, riguardano il colloquio che hanno tra i due sistemi. Ragionano in maniera diversa. Per farvi un esempio, il Revit è un modello completo. Ci sono dei problemi, per esempio, anche nel come vengono classificati gli spessori, dall'interno verso l'esterno. Insomma, ce ne sono diversi, adesso non voglio entrare nel dettaglio. Nel passato abbiamo applicato, sperimentato questo processo di interoperabilità a un piccolo edificio, a piccoli edifici storici di medie dimensioni, di edilizia tradizionale di base, di un centro storico nella Vellinese.
E il sistema di connessione tra i due ambienti è stato quello del computational design, utilizzando anche degli strumenti open source per gestire questo flusso di dati tra due ambienti. Brevemente, ecco, abbiamo usato anche un sistema semiautomatico in modo tale che l'operatore potesse intervenire e deve intervenire per aggiornare, attivare, migliorare il passaggio di questi dati e soprattutto per mantenere la parametricità, ovvero modificando un dato, l'algoritmo, il computational design ha il compito di consentire che queste modifiche vengano mantenute in tutti e due ambienti. Brevemente, molto sinteticamente, i passaggi sono stati quelli di modellare, diciamo, di creare un modello BIM con tutte, diciamo, le proprietà termofisiche, portare questa geometria in ambiente di computational design, che significa un collegamento tra Rhino e Grasshopper, e poi fare una modellazione energetica con un plugin Ladybug e OnEB ed eseguire la simulazione. Vi dico solo che nell'ambiente ARCHICAD il file di esportazione GBXML ha funzionato. In ambiente Revit invece abbiamo avuto dei problemi, per cui sono state usate delle masse concettuali per poter esportare questi modelli. Ecco, questa invece è la piattaforma del progetto BIM, dove potete vedere che la piattaforma Energy Efficiency BIM Information Modeling è centrale. E la fase di Work Package 3 significa accumulare, prendere, identificare e raccogliere tutti i dati dalle analisi, dalle indagini diagnostiche, dai rilievi soprattutto, inserirle con anche delle simulazioni energetiche che poi diventeranno poi dei veri e propri scenari di progetti di soluzioni energetiche a breve, medio e lungo termine che confluiranno poi nel contratto di nell'Energy Performance Contracting. Nel progetto BIP, il caso studio italiano, non vi faccio vedere tutti gli altri, anche se sono bellissimi tutti e diversi e veramente molto, molto, molto interessanti. Quello italiano è un edificio di grande valore che sta nell'area rinascimentale di Campo Marzio, Palazzo del Clementino, e che attualmente è sede della secondaria dell'Avvocatura dello Stato, oltre del casellario giudiziario. Nel caso di BIP del progetto si è scelto di utilizzare un software di simulazione energetica dinamica ma semplificata. In questo caso ci è sembrato molto efficace il software di Thermolog, perché coniuga, come dire, la complessità di, diciamo, è una, come dire, una via di mezzo tra i calcoli stazionari, i calcoli semplici che vengono fatti, i calcoli invece dinamici come Energy Plus molto molto complessi, e quindi è un sistema che fa dei calcoli orari, quindi sempre dinamici, però semplificati, semplifica il processo e può essere accessibile a tutti. Abbiamo stipulato un accordo con società Thermolog e loro ci daranno dell'assistenza, stiamo anche, diciamo, facendo una validazione dell'inserimento dei dati, quindi è un processo ancora in atto, e questo per semplificare il processo, che dovrebbe essere utilizzabile dal maggior numero di amministrazioni pubbliche. Ecco, se volete ulteriori informazioni, potete vedere il progetto, questo è il sito. Se invece volete avere maggiori informazioni di qualsiasi genere, questa è la mia email. Grazie ancora a tutti per l'attenzione. Scusatemi per i problemi tecnici. Avvio i sondaggi, Sì, allora Elena. una cosa sul sondaggio. Aspetta che mi riprendo. Dove siamo? Allora, la prima Allora, è volevo. pensare che l'analisi energetica sia più semplice se si dispone di un modello BIM. Allora, volevo solo dire che non sono domande, ma sono così, una richiesta di opinioni, quindi tutto molto
semplice, non ci sono domande da buchetto, ma soltanto testare un po' quello che è l'attuale impressione e considerazione di questi strumenti, così come ve li ho un po' esposti. Va bene, allora stanno votando, sono 62-65%. Aspettiamo un altro pochino e poi vabbè, passato. Sì, siamo arrivati all'80%, quindi chiudo il sondaggio. E il risultato sono quindi per il 33% sicuramente. 56% abbastanza, 7 forse e 4 poco, e 0 per niente. Quindi diciamo sicuramente c'è una sensibilità per questi discorsi. Ora mando il secondo, sono 5 domandine, tutte semplici, quindi mi Sì. Io chiedo un attimo di fare. non mi trovo più lo schermo. Ok, avviamo il Pazienza, tanto sondaggio. oramai. Pensate che la tecnologia BIM possa rendere la progettazione per efficienza energetica più efficiente e produttiva? Elena, ho dovuto accorciare le domande perché non Hai fatto entravano, bene. le tagliava altrimenti. Hai fatto bene. Io non mi trovo Ok, più lo stanno schermo. votando, siamo al 70%. Ma voi mi vedete? Eh no, quando è presente il Ah, sondaggio no, non si vede il tuo perché io non schermo. trovo più la schermata, vabbè, ma non è importante. Perché come relatore non hai Ah, la... ecco, non mi viene fuori, ok. No, infatti io Sì, perciò lo leggo, perché così... io non avevo capito, prima ero da spettatrice, quindi lo vedevo sullo schermo. Allora, siamo al 70%, perché non votate? Va bene, penso che possiamo chiudere pure questo qua. Sì, siamo al 74%. Allora, il 68% dice sicuramente e il 32% abbastanza. Quindi Bene, buon risultato. sicuramente è uno strumento che viene considerato utile. Nonostante le difficoltà che oggi abbiamo in maniera un po' problematica, ma è giusto fare, espresso, ma le Ma potenzialità ci il sono BIM tutte sta qui quante. per cercare di risolvere i problemi che Esatto, esatto, esatto. abbiamo. Allora, la terza domanda era: pensate il BIM applicato a costruito storico possa migliorare la conoscenza, la conservazione e la conservazione del bene culturale? Questo sono molto interessata a questa risposta. Siamo al 63%. 66. Vabbè, questo cioè abbiamo tutta l'ampia la gamma. Penso che posso chiudere il sondaggio. Ok, allora dice il 77% sicuramente, il 12% abbastanza. E poi gli altri tre, tutti 4%, quindi c'è anche almeno una persona che dice per niente, Che non poco o è poco. convinta, cercheremo di convincere anche quella persona. Va bene. E poi il quarto sondaggio. Le simulazioni dinamiche del comportamento energetico ambientale degli edifici sono uno strumento utile per l'analisi dell'efficienza energetica? Stanno votando, siamo al 60%. Ecco, qua non ho votato di più, siamo all'80% ha votato. Ok. Chiudo il sondaggio. E allora, il 64% sicuramente, 32% abbastanza e il 4% forse.
Potremmo fare meglio. No, vabbè, i problemi che abbiamo esposto erano tanti, ma stiamo sulla via giusta per risolverli. Ok, allora l'ultimo. Le simulazioni dinamiche del comportamento energetico ambientale dovrebbero essere supportate da strumenti normativi come BIM. Rispondete. Siamo al 50% dei votanti. Ok, siamo al 74-77. 80%. Chiudo il sondaggio. Allora, il 54% dice sicuramente, il 36% abbastanza, il 7% forse, il 4% poco. E nessuno dice per niente, quindi Beh, già quello è una buona risposta. Ok,